Buongiorno a tutti, benvenuti, scusate il ritardo, ma come sapete le dirette sono sempre complesse. E siamo qui con molta emozione, devo dire, in questo 17 marzo 2024, a 133 anni da questo naufragio. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il signor ambasciatore d'Italia a Madrid che ci ha onorato della sua presenza nonostante tanti impegni. E il nostro consigliere CGE e il nostro alcalde della linea della Concessión, che sempre è molto vicino a questo evento tragico italiano, e tutti i sindaci italiani che ci stanno seguendo in collegamento Zoom, e il presidente e direttore del Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana di Genova, e il presidente nello specifico che ci sta seguendo dall'estero per un evento molto importante che stanno facendo come museo con Amerigo Vespucci, il nostro console onorario di Gibilterra, e i miei colleghi consiglieri del Comites di Madrid, la cara amica scrittrice Pina Maffodda, che grazie a lei anche oggi siamo qui. Signore e signori, amici, familiari, grazie a tutti per essere qui in questo giorno. Per me è un onore e un piacere fare da moderatore in questa giornata, che è una giornata di commemorazione, ricordo e allo stesso tempo un momento in cui il Comite di Madrid sempre più vuole essere vicino a questo naufragio e sempre più vuole realizzare questo obiettivo che si è posto, che è realizzare un film cortometraggio sul naufragio dell'Utopia. E durante il percorso che faremo in questa giornata avremo collegamenti in diretta, avremo testimonianze video e tutti noi avremo modo di comprendere molto meglio perché è successo questo naufragio, che cosa è rimasto nella storia degli italiani e perché il Comites ritiene fortemente di dover realizzare questo film cortometraggio. Quindi lasciatemi cedere la parola al signor ambasciatore. Signor ambasciatore, grazie, e a lei la parola. Grazie mille, caro Andrea. Ringrazio innanzitutto il Comites e il suo presidente per aver organizzato questo evento così importante, che si tiene il 17 marzo, quindi il giorno dell'Unità d'Italia. Questo è un altro segnale che il Comites ha voluto dare e che noi sosteniamo completamente come Ministero degli Affari Esteri, io come rappresentante dell'Italia in Spagna. Ricordare quello che ha significato l'emigrazione per il nostro Paese e per i nostri concittadini. Uno Stato nuovo nasce dopo le guerre di indipendenza, ha bisogno di tante cose, ha bisogno di norme comuni, di tariffe doganali comuni, inevitabilmente in questi processi storici si creano degli squilibri e questi squilibri furono curati con la medicina della immigrazione. Quindi lo Stato italiano dovette facilitare il processo di immigrazione che poi è passato nella nostra cultura letteraria, poetica, popolare, i famosi bastimenti che partono per terre assai lontane. E credo che noi tutto questo lo dobbiamo sempre aver presente, l'enorme sacrificio che i nostri connazionali hanno fatto, sia coloro che non sono riusciti ad arrivare nella terra promessa perché sono stati colpiti da naufragi, da eventi, da respingimenti alla frontiera, come poteva accadere ad Ellis Island se il concittadino non era in perfette condizioni fisiche. E coloro invece che ce l'hanno fatta, pagando comunque un prezzo. Noi avremo dopodomani in ambasciata la presentazione di un libro che è proprio sull'aspetto psicologico legato alle migrazioni legali. La migrazione è sempre cambiamento, è sempre sofferenza, in molti casi è miglioramento, ma c'è un processo molto profondo che viene sempre ad accompagnare questi fenomeni migratori anche quando si chiudano non in un naufragio, in una tragedia, come nel caso del piroscafo Utopia, ma con un approdo e con una storia di successo. E devo dire che questa iniziativa è un'iniziativa molto meritoria, che il Ministero degli Esteri sostiene con un contributo, è un contributo simbolico, non basta certamente
per farla partire da sola, ma è un contributo che vuole significare il profondo valore umano e sociale che viene dato a questa iniziativa. Ho apprezzato anche molto il lavoro della ricercatrice Pina Mafodda nel suo libro Utopia, il naufragio tra cronaca e storia. Noi non dobbiamo dimenticare, vado verso la conclusione del mio intervento, il sacrificio dei nostri connazionali e quello che noi dobbiamo ai nostri connazionali. Quando qualcuno mi dice, ma voi italiani avete... Dicevo, quando qualcuno dei miei colleghi di altri paesi mi dice, ma voi italiani avete delle norme sulla cittadinanza, delle norme sul diritto di voto, che sono di eccessivo vantaggio, io ricordo la storia del nostro paese e il debito che noi abbiamo nei confronti dei nostri connazionali. E concludo l'intervento osservando due cose: la necessità della memoria, la necessità del riconoscimento del grande sacrificio, ma anche la necessità, laddove l'approdo fosse stato favorevole, non si fosse concretato in una tragedia, anche la necessità del turismo delle radici, che è un altro punto su cui i Comites e il Ministero degli Esteri si stanno molto battendo. Ricreare quei rapporti che all'epoca furono interrotti dalla mancanza dei mezzi di comunicazione, perché parliamo di quasi due secoli fa, da un mondo che era completamente diverso, ma che poi con la globalizzazione della nostra esistenza tornano ad essere rapporti stretti con i paesi di provenienza. Questo turismo delle radici credo sia un altro aspetto molto importante per dare piena dignità ai nostri connazionali emigrati all'estero e per favorire relazioni sempre più forti fra gli stati dove questi connazionali operano e il loro paese di appartenenza, che resterà per sempre l'Italia. Grazie mille Andrea e ancora complimenti per questa splendida iniziativa. Grazie. Grazie ambasciatore, e mi fa piacere che abbia sottolineato anche questa giornata che unisce a tutti quanti noi italiani. E io non dico che probabilmente all'estero certi valori sono più forti, però sicuramente sono valori che viviamo con molta attenzione. Regia, se va bene, io passerei la parola al nostro consigliere CGE Pietro Mariani, che giusto con l'aiuto di Pina e ha portato a conoscenza del Comites di Madrid questa tragica vicenda. Prego Pietro, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, saluto il nostro ambasciatore, lo ringrazio tanto per la nostra presenza qui, alle autorità in Italia, ai sindaci, al sindaco della linea, al presidente del Museo dell'Emigrazione, chiaramente a Pina, con cui da un anno praticamente ci sentiamo tutti i giorni con questo progetto. Avevo scritto un discorso, però adesso vado a braccio, perché l'ambasciatore è stato bravissimo a ricordare tutto il mondo dell'emigrazione. Io solamente posso dire una cosa, io sono un emigrato, quindi noi emigrati, io sono in Spagna da 36 anni, sono il nonno due volte, nonno di una bambina e nonno degli italiani, perché quando io arrivai eravamo meno di 30.000, oggi abbiamo superato i 300.000, pensate un po', cioè, quanto siamo cresciuti in 30 anni e continuiamo a crescere. La storia dell'utopia o utopia è rappresentativa non solo dell'emigrazione di allora, ma secondo me non nella tragedia, ma nella spinta a lasciare la propria terra, la propria casa in Italia è la stessa. Cioè si emigra perché si cerca una vita diversa, si emigra perché, oggi non più per fame, grazie a Dio, però si emigra perché l'uomo cerca sempre, o la donna, o le famiglie, di migliorare. Migliorare le proprie condizioni se non riesce a realizzarle dove è nato. E questa è una cosa che secondo me non cambierà mai nella storia dell'uomo. È chiaro che oggi lo Stato italiano, l'Europa, eccetera, sostiene l'immigrazione e il CGE è un esempio. Cos'è il CGE? Per chi non lo sapesse, il Consiglio Generale Italiano all'Estero
è un piccolo Parlamento eletto dai comites ogni 5 anni, che viene riunito a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e la Farnesina per dare opinione sulle leggi migliorative o leggi che già esistono che devono essere, che magari non sono state completamente portate avanti, eccetera. E il nostro lavoro è di analisi, pressione a favore di tutti gli italiani nel mondo. Oggi siamo oltre 6 milioni i registrati AIRE, 6 milioni di persone, ognuno con la sua storia, tutte belle, secondo me, ognuna, la storia nostra, la mia, di Andrea, ognuna è una storia bella, anche con le difficoltà e con le paure, però non ci sono stati solo naufragi. Le tragedie italiane sono state anche nelle miniere, sia negli Stati Uniti che in Belgio. Cioè, il sacrificio umano che ha dato l'Italia nel mondo è stato grandissimo. Il sacrificio è parte dell'umanità, cioè per raggiungere un obiettivo, se non ti sacrifichi, non lo raggiungi. Finisco dicendo che la nostra immigrazione è un'immigrazione oggi molto importante. Speriamo che diventi anche, ci sia anche un ritorno. È bello partire, fare esperienze, ma il nostro paese ha bisogno di esperienza. E quindi invito, ma io non lo posso fare perché ho già passato i 65 anni, quindi potrei tornare in vacanza, ma i giovani io invito a fare esperienza e tornare a portare in Italia questa esperienza per far progredire il paese. Grazie. Grazie Pietro. Dopo parleremo di turismo delle radici e avremo un intervento del nostro consigliere Franco Savoia proprio riferimento a questo. Io, se regia fosse possibile, manderei a questo punto un intervento importante che ci viene da Genova, perché per portare avanti queste iniziative sono importanti anche i riconoscimenti ufficiali, come diceva giustamente l'ambasciatore, l'ambasciata d'Italia a Madrid e il Ministero appoggia Utopia, ma abbiamo ricevuto tra l'altro anche un importantissimo patrocinio che viene dalla città di Genova. Il sindaco non poteva essere con noi e il consigliere delegato Davide Falteri ha mandato un contributo video. Per l'amministrazione di Genova è importante essere vicini a questa commemorazione della nave Utopia, che è partita da Glasgow nel 1891 e ha fatto la prima tappa a Genova prima di naufragare. Nel naufragio hanno perso la vita 600 persone che erano piene di speranze e di volontà di ricercare una vita migliore. Quindi la nostra amministrazione è sempre vicina a chi porta avanti quello che è il tema del ricordo, anche perché la nostra città di Genova è molto sensibile al tema, in quanto abbiamo anche proprio istituito un museo della migrazione all'interno della Commenda, che è una struttura medievale dove per anni hanno atteso la partenza dei vari bastimenti per andare oltreoceano, dove le persone chiaramente andavano alla ricerca di una vita migliore esponendosi a rischi. Noi quindi siamo molto vicini a questa commemorazione, un po' perché ci tocca da vicino il fatto che comunque la prima tappa sia stato il porto di Genova, un po' perché comunque crediamo che sia davvero importante ricordare, e quindi il nostro applauso va a Andrea Lazzari e a Pietro Mariani, che si stanno prodigando chiaramente per continuare a alimentare questo ricordo, e sicuramente è un valore aggiunto per le due nostre città, che comunque nel luglio dell'anno scorso hanno anche siglato un accordo di gemellaggio, e questo sta già portando avanti una collaborazione che nasce proprio anche dalla condivisione della cultura e di quello che sono le tradizioni della storia. Quindi un augurio di buon lavoro a tutti e ci vediamo presto. Grazie per questo contributo al consigliere Falteri. E rimanendo a Genova e rimanendo, come ha detto il consigliere Falteri, parlando del Museo dell'Immigrazione, vorrei sapere dalla regia se possiamo mandare il contributo del presidente Paolo Masini. Buongiorno a tutti, mi dispiace di non essere con voi oggi, ma siamo a Montevideo, dove stiamo esportando la nostra
May Experience Room, un museo dell'emigrazione viaggiante che stiamo portando insieme all'Amerigo Vespucci per ora nel Sud America, e poi vedremo un'opportunità per tutti per visitare i tanti tesori che abbiamo nel nostro museo, anche per chi non può venire a Genova, ma spero che voi che siete più vicini potrete venire presto a trovarci. Innanzitutto complimenti per il lavoro che state facendo su una delle tragedie più drammatiche per il nostro paese, perché rimettere alla luce questi momenti, queste ferite del nostro paese è fondamentale, non solo per ricordare e per fare memoria col volto rivolto al passato, ma anche per fare in modo che queste tragedie ci insegnino qualcosa anche ai giorni nostri. Complimenti al Comites in Madrid, ad Andrea che sta facendo un grande lavoro, a Pietro Mariani, dal quale credo sia un po' partito tutto, alla Pina Mafodda, che ha fatto un lavoro davvero incredibile, davvero complimenti Pina. Solo sforzo che state facendo per realizzare giustamente una cosa che rimanga impressa nel tempo e per sempre di questa tragedia, attraverso un documentario. In questo noi, insomma, stiamo cercando di darvi una mano per coinvolgere dei partner che possano sostenere questa bella iniziativa. Nel nostro museo a Genova c'è uno stanzone, ve lo dirà bene il bravo direttore Campodonico, che riguarda il memoriale. Nel memoriale ci sono tutte le tragedie che hanno coinvolto i nostri emigranti nel mondo, e chiaramente quella di cui parlate oggi è lì presente. Io credo che tutto questo, cioè quella frase riportata nel libro, se non andiamo via di qui, se non partiamo moriremo di fame, è la frase che secondo me ci deve un po' girare nell'anima. Mi sembra che fosse la frase di Vincenzo Scarpitti. E è la frase che un po' ci deve rimanere nell'anima, perché è una frase che ci racconta molto della nostra immigrazione, dell'immigrazione attuale, del mondo, di un mondo in continuo movimento, della necessità a volte di sopravvivere. E il grande sforzo che voi avete fatto, con il coinvolgimento di tutti, di gran parte dei sindaci che hanno avuto concittadini coinvolti in quella tragedia, è un lavoro credo importante. A me, anche da ex amministratore locale, ha colpito molto questo lavoro che avete fatto. Pertanto considerate il nostro museo a disposizione, le nostre curatrici, il direttore Campodonico, tutto quello che possiamo fare per sottolineare e mettere l'accento su questa tragedia che è successa tanti anni fa ormai, ma che guarda anche al futuro. Grazie. C'è da dire che la linea della Concezion è, come dicevo, è sempre stata vicina a questa tragedia. Quindi io approfitterei, regia, se è possibile, mandare l'intervento del sindaco della linea della Concezion, per far capire questa volontà di mantenere vivo questo ricordo. E dopo magari lo diremo meglio, perché entreremo un po' anche in questo, come avvenne questo disastro, dove i cittadini della linea della Concezione praticamente salvarono tantissime vite. E questo coinvolgimento è rimasto vivo in tutti questi anni. E questa offerta di questa corona che si sta facendo alla linea della Concezione è uno dei tanti esempi. È stato costruito anche un mausoleo in ricordo, e la cosa direi ancora più bella, si sono fatti dei gemellaggi con delle città italiane di provenienza di questi naufraghi. E dopo avremo anche i sindaci di due di questi paesi, che ci daranno una loro testimonianza e faranno capire il perché della volontà di far rimanere uniti questi momenti di questa tragedia. Quindi, se è possibile, io manderei il contributo di José Juan Franco Rodriguez, l'alcalde della linea della Concezion. Quando possiamo, Gabriella, grazie. Buenos días, soy Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción. Para mí es un verdadero honor poder mandaros este vídeo para la jornada que estáis celebrando hoy, 17 de marzo del año 2024, en conmemoración
del 133 aniversario del naufragio del Utopía. Esta tragedia, que todavía en nuestra memoria sigue viva, ya que todos los años continuamos haciendo una ofrenda floral a los italianos que perdieron la vida justo aquí enfrente de nuestras costas, entendemos que no debe permanecer en el olvido. Y más en los tiempos donde las migraciones, la búsqueda de un futuro mejor por parte de los migrantes, se convierte en una realidad que día a día en esta zona de Europa pues nos afecta pues prácticamente cada año. Desearos una jornada lo más provechosa posible y aprovechar esta ocasión para invitaros a que vengáis a conocer nuestra ciudad, la Línea de la Concepción, una tierra que acoge a todo el que viene amablemente y donde seguro que podréis revivir un momento muy importante de nuestra historia. Grazie Alcalde, grazie Sindaco. E come vedete il coinvolgimento è veramente forte. Io ho avuto modo di conoscerlo in persona, una persona squisita, gentilissima, e che veramente ha capito l'importanza per noi italiani di questo ricordo. Io a questo punto passerei, rimanendo sulla linea della Concezione, su Gibilterra, all'intervento del nostro console onorario italiano a Gibilterra, padre Kerry Canessa, che non poteva dare una testimonianza in diretto perché è giusto in volo da Londra verso Gibilterra, e quindi ci manda questa testimonianza che per sua comodità è in inglese ed abbiamo sottotitolato. Quando volete possiamo mandarla in onda. Grazie. Good morning everybody and greetings from Gibraltar. I am Patrick Canessa. I am the Honorary Consul for Italy in Gibraltar. Firstly, I would like to apologize to you all for not being able to be with you in person. The story of the Utopía is one which is very close to the hearts of many people in Gibraltar, not least to myself. There is a memorial in the Gibraltar Cemetery dedicated to those who lost their lives in the tragedy. I hope you enjoy watching the tribute, which was given recently by members of the Gibraltar Band and Drums Association, who played their bugles at the site in the cemetery. Thank you all for your support. Have a good day. Commovente, direi molto, molto toccanti questi momenti. E dopo aver visto Patrick, il nostro console, e quindi passerei o alla linea della Concezione o a Fabio. Ditemi voi cosa è meglio fare. Sì, scusa, vabbè. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, approfittiamo per dirlo in italiano, dal momento che molti di coloro che ti ascoltano sono in Italia,
Siamo come tutti gli anni dal 2017 come protezione storica di Nenze commemorando i naufraghi di Utopia. Siamo nel cimitero della linea della Concezione, dove al Pantheon dei naufraghi, che è qui alle nostre spalle, e c'è la possibilità di vedere oggi anche in diretta uno dei, diciamo, dei luoghi dove la memoria si conserva. Dove si conserva meglio, perché qui la memoria non è mai sparita rispetto a questo naufragio, a differenza che in Italia. E noi ringraziamo intanto il Andrea Lazzari, il rappresentante del Comité di Madrid, che ci ha dato questa opportunità, e salutiamo tutti gli amici italiani che ci stanno seguendo, a partire da coloro che si sono impegnati e occupati di questa vicenda da alcuni anni a questa parte. Noi dal 2017, come Protezione Storica di Nenze, abbiamo immaginato che la memoria vada rinforzata. Pertanto io lascerò volentieri adesso la parola a Pepe, che è presidente di questo sodalizio culturale, e che lo racconterà anche in spagnolo per gli ospiti spagnoli di questa conferenza, per la quale, ripeto, ringraziamo Lazzari e tutti gli amici italiani che stanno portando avanti questa iniziativa online. Madre, con este acto hacemos un homenaje a las víctimas del naufragio Utopía del año 1891 que están aquí enterrados en la línea de la Concepción. Ayer en la jornada de Historia y Patrimonio, que celebramos con los 20 aniversarios de la Protección Histórica Linense, a través de Gianni Palumbo, como apoderado especial de DHL, se presentó un proyecto de un museo virtual que se puede hacer aquí en la línea de la Concepción. Estamos acompañados con el concejal de cementerio del excelentísimo ayuntamiento de la línea de la Concepción. La invitación es para un humilde pero sentido homenaje, reforzar los vínculos que une el pueblo italiano con el pueblo de la línea desde aquella trágica tarde noche en naufragio. Agradecer a PHD por los esfuerzos realizados en la recuperación y mantenimiento de esta memoria que se ha plasmado en el monumento que desde hace años venimos reportante de proximidad año tras año en este tipo de homenajes, incorporar este nuevo acto de placer para nosotros. Y gracias a los dos. Y... Gracias, concejal. Un agradecimiento, un ringraziamento ai sindaci di Buon Abitacolo e di Pomarico, che insieme al sindaco della linea, don Juan Franco Rodriguez, hanno deciso con la collaborazione del PCE di fare questo omaggio floreale che noi appunto con molta semplicità ci apprestiamo a fare. Grazie a tutti. Grazie a voi per questo ricordo e per quanto avete fatto e state facendo ogni giorno per i naufraghi dell'Utopia. E vorrei chiedere al nostro signore ambasciatore se vuole dire anche lei una parola in riferimento a quanto la linea è vicina all'Italia in questo ricordo. Grazie a voi, non so se ci ascoltate bene, ma grazie e buona continuazione della vostra iniziativa. Grazie. Prego, ambasciatore. Sì, volevo ribadire l'importanza di questa commemorazione, ribadire i ringraziamenti al Comites, al consigliere Pietro Mariani, perché credo che questa commemorazione debba continuare come si sta facendo ogni anno e debba poi cercare di essere inserita in qualcosa che possa essere un omaggio anche visuale, e cioè il film, lo sceneggiato che verrà realizzato. Io credo che sia un doveroso omaggio alle vittime di questa tragedia e in generale un doveroso omaggio alla nostra emigrazione dall'Italia. Grazie. Grazie signor ambasciatore, e adesso per capire meglio questa, come renderlo reale, manderei il contributo del nostro Fabio Bussotti che vi spiega l'impostazione che si vuole dare alla regia. Grazie. Inés e Marco sono due ventenni. Inés è una ragazza di origine venezuelana, Marco è di origine italiana, ma le famiglie sia di Marco che di Inés sono famiglie di emigranti. E proprio loro, da giovani studenti della Università Complutense di Madrid, studiano proprio le grandi migrazioni, che sono proprio un fatto di famiglia per loro. E si imbattono i due giovani coraggiosi nella vicenda
del naufragio di Utopia. I due partono da Madrid e vanno a Gibilterra e analizzano i momenti salienti in cui avvenne il terribile naufragio. Il terribile naufragio del 17 marzo 1891 avvenne durante la notte e il giorno dopo, il 18 marzo, i cadaveri di quasi 600 italiani erano spiaggiati lungo la costa di Gibilterra. E proprio Ines e Marco si troveranno una notte d'estate lì, in quella spiaggia che aveva, che era stato praticamente il cimitero di tanti italiani che venivano dal sud Italia, che cercavano fortuna in America. In quella notte Ines e Marco assistono a un miracolo, perché quelle voci, quelle persone che erano morte in quella tragica notte, tornano a parlare con loro e si confidano. Confidano quelli che erano i sogni di tutti gli emigranti, cioè trovare fortuna in America, trovare lavoro, ritrovare gli affetti, ritrovare la speranza, ritrovare la libertà. E quindi in questo sogno notturno Ines e Marco sono testimoni della speranza di chi si mette in viaggio per cercare una nuova vita. E questo è lo spirito di questo docufilm che realizzeremo presto e che spero sia un omaggio all'idea stessa del viaggio, che l'idea stessa che prosegue anche dopo la morte. È un'idea del viaggio che è l'idea della speranza che non muore mai. Bene, diciamo che Fabio già è entrato un pochino più nello specifico ed è importante un film, uno sceneggiato, un corto, poi capiremo bene che taglio avrà, ha una colonna sonora. Qui io lascerei un attimo la parola a Pietro Mariani per introdurre la parte sonora e per introdurre il nostro artista Fabio Turchetti. Prego Pietro. Certo. È chiaro che quando ho iniziato questo progetto, io ho tanti amici in tutti i settori, poi un po' mi occupo di cinema, partecipando a festival, eccetera. E allora ho chiamato non solo Fabio per dirgli fammi una sceneggiatura, ma chiamai all'altro Fabio Turchetti, gli disse ascolta, abbiamo questo progetto, fammi una musica. Lui è un compositore di Cremona, gli ho detto però ci vuole anche un altro musicista. Adesso ci racconterà la nascita di queste musiche, dove è avvenuta e quando. Perfetto, quindi se possiamo mandare il contributo di Fabio Turchetti, nel quale ci racconta come è nata l'ispirazione delle musiche e toccherà concretamente una in particolare. Quando sono stato invitato a dare il mio contributo alla realizzazione delle musiche per Utopia, mi sono posto il problema di come affrontare un argomento così delicato. Il viaggio in Sardegna fatto con Pietro Mariani nella primavera scorsa mi ha suggerito la giusta chiave di lettura. A Cagliari, grazie a lui, ho conosciuto Mauro Palmas, un grande musicista che non conoscevo, e questo incontro ha generato qualcosa di musicalmente molto intenso. Un mix di melanconia e di ritmo. In fondo il miglior modo di omaggiare in musica il destino di questa nave e dei suoi passeggeri. Thank you.
Beh, complimenti, complimenti davvero, veramente notevole. E mi dicono dalla regia che probabilmente siamo riusciti a recuperare il collegamento con Pierangelo Campodonico, il direttore del Museo dell'Immigrazione. Se è possibile lo mandiamo in onda. Con voi, con i signori sindaci di tanti comuni italiani, a ricordare una tragedia terribile accaduta 133 anni fa. Ma come tutte le tragedie, ci sono nomi e cognomi di responsabili. Non sono tragedie avvenute per caso, sono tragedie che hanno una componente umana molto forte, scelte sbagliate che hanno provocato appunto quello che è accaduto, quindi una manovra azzardata in un contesto molto pericoloso e stretto, quale quello del porto di Gibilterra, sotto una forte burrasca, ma dall'altra parte è importante vedere tutte le altre responsabilità, le responsabilità dell'Anchor Line, che aveva creato la sua ricchezza proprio sul commercio, sul traffico di migranti e su tutte le molte complicità e connivenze. E soprattutto spiace ed è importante ricordare come poi per tenere buona l'Inghilterra in un momento particolare, ricordiamoci, siamo nel 1891 in un contesto difficile europeo, poi lo Stato italiano dette una vera e propria acquiescenza al fatto di non attribuire le responsabilità agli inglesi e accettare praticamente risarcimenti ridicoli a persone, a decine, centinaia di persone che avevano perso la vita o che avevano perso i parenti, perso tutte le loro cose. Noi abbiamo inserito come Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana la tragedia di Utopia all'interno del nostro sacrario, del nostro memoriale, che ricorda appunto le grandi tragedie dell'emigrazione italiana. E questo è forse la tragedia, credo di non essere smentito, che causò più vittime tutte insieme. E quindi è ovviamente uno dei punti che ancora oggi ci deve fare riflettere, deve fare riflettere i nostri giovani e quelli, i tanti che ci aspettiamo dal turismo delle radici che torneranno a visitarci. Grazie a tutti e buon lavoro. Perfetto. Grazie direttore, ci fa piacere che sia riuscito a collegarsi con noi. Ed è veramente importante quello che come museo state portando avanti. Quindi speriamo che presto vi possiamo visitare e che tanti visitino questo museo, perché è veramente un'esperienza, mi raccontano, estremamente interessante. E io vorrei proseguire toccando un altro aspetto molto molto importante. E per dare la parola vedo già in collegamento Yves Daniele, che è un antropologo, fisico e forense, ricercatore di biomedicina dell'Università di Granada, che si è avvicinato a noi e abbiamo avuto modo di conoscerlo molto meglio in occasione della consegna del premio all'italianità che ha ricevuto quest'anno da parte del Comites, proponendo qualcosa di estremamente interessante e vicino alla sua professione, in quanto una parte purtroppo di corpi, se non ricordo male 23, sono ancora alla linea della Concezione e non sono stati individuati. Ips, cortesemente, ci spieghi qual è la sua idea e il suo progetto. Grazie. Mi presento, sono Ives Daniele, vivo qui in Spagna da molto tempo e nello specifico a Granada, dove svolgo la professione di antropologo fisico e forense e inoltre sono ricercatore in biomedicina presso l'Università di Granada. E mi ritrovo in questo progetto perché, presi visione di quello che si stava studiando, di quello che si voleva portare alla luce a dicembre del 2023, e per l'occasione mi proposi ad Andrea e a Pietro di cooperare in questo sviluppo di progetto, perché mi raccontavano che esistevano dei corpi di persone non identificate, sepolte verso la linea della Concezione,
e per l'altra cosa ritengo opportuno, sia da italiano e sia poi leggendo il libro di Pina Mafoda, mi sono reso conto che molte delle vittime erano concittadini, possiamo così dire, perché io sono originario della provincia di Salerno, e niente, mettiamo in tavola lo sviluppo di questo progetto. Il tutto viene reso possibile in quanto qui in Spagna ricopro anche il ruolo di presidente del Collegio Professionale di Antropologi Fisici e Forense, per cui ci organizziamo, creiamo un tavolo tecnico, per così dire, e strutturiamo una commissione scientifica. La commissione scientifica è strutturata con professori dell'Università di Granada, dove io stesso svolgo il ruolo di ricercatore, e con altri colleghi, per cui il nostro intervento sarebbe praticamente scientifico, mettendo a disposizione di questa ricerca tutto il centro di strumentazione scientifica di cui disponiamo qui nel collegio professionale, e l'idea sarebbe quella di una visita, per così dire, presso la linea della Concezione, in modo da vedere lo stato di conservazione dei resti delle persone non identificate, e sulla base di questo cominciare a strutturare un progetto di identificazione di queste persone, ossia volendo gli dare un nome e un cognome ben preciso ad ognuno di essi, e inoltre se ci fosse la possibilità di poter avere delle documentazioni fotografiche, presso il nostro laboratorio di università, che ha in realtà un sistema di identificazione mediante sovrapposizione fotografica e craniale, ci permetterebbe di avere un'identificazione superiore al 90% con esattezza. Ovviamente il comitato scientifico è strutturato da specialisti di ogni settore, per esempio parlo di me, io sono specialista nell'identificazione umana mediante anatomia dentale e l'uso degli isotopi, abbiamo dei professori che sono specialisti di studio di patologie o di lesioni o di quanto altro si presenta sui resti scheletrici, per cui tutta questa equipe scientifica ci permetterebbe di poter esaminare, di poter redattare una perizia tecnica, chiamandola così, relativa ad ogni persona. Questo ci permetterebbe anche di poter conoscere le condizioni della morte che hanno interessato le vittime, se hanno subito dei traumi ante mortem, se per caso erano già decedute per urti e non per affogamento, per cui tutto questo sembra quasi impossibile, però si dice che le ossa ci parlano, per cui ci permetterebbe di creare un presupposto di ricerca successiva per vari casi come quelli dell'Inghilterra, e ovviamente tutto questo è quello che noi vogliamo mettere in piedi, con il quale stiamo lavorando, e per la qualcosa siamo in contatto sempre con Andrea e Pietro, tanto che circa un paio di settimane fa abbiamo mandato un'email formale al sindaco della linea della Concezione, dove si chiedeva un appuntamento proprio per esaminare i resti umani nelle condizioni in cui giacevano, in modo tale che si può valutare la migliore forma di azione e considerare la fattibilità della identificazione proprio delle persone. Quindi il nostro apporto è un apporto che facciamo sotto un profilo altamente scientifico, e abbiamo la cooperazione e la collaborazione di cattedratici e docenti dell'Università di Granada, il laboratorio proprio di antropologia fisica e forense, e nello specifico il dipartimento di tossicologia, di anatomia e di antropologia fisica. Per cui speriamo che questo nostro apporto, questo nostro aiuto possa essere utile al fine di poter identificare queste persone, di potergli dare un'identità reale e non che siano solo dei resti umani messi lì senza sapere a chi appartengono. Ora, in queste ricerche ovviamente gioca un ruolo importante la documentazione previa, che Pina Mafoda ha, come posso dire, ha riunito in un modo tanto certosino, in un modo tanto prezioso,
che ci permette di avere molte informazioni utili in questa fase di lavoro. Per cui al momento è questo, siamo in una fase preliminare e speriamo che riusciamo ad ottenere il prima possibile dei risultati concreti. Grazie, grazie veramente per questa testimonianza e questo progetto interessantissimo. E io adesso credo che sia giunto il momento di passare la linea a Pina Maffodda, e in modo tale che coordini tutta questa seconda parte che è rivolta ai sindaci ed altre persone che dall'Italia ci stanno seguendo. E Pina introdurrà anche degli altri colleghi scrittori che hanno scritto dei libri in riferimento anche all'Utopia. Quindi Pina, coordina tu cortesemente tutta la seconda parte e un grazie veramente speciale a tutti i sindaci che dall'Italia ci stanno seguendo. Prego. Eccomi di nuovo, eccomi dall'Italia. Adesso gestiamo come possiamo da questa parte del Mar Mediterraneo le nostre connessioni. Permettetemi solo di fare un saluto particolare a Frances Dagnone, che è la figlia di un autore purtroppo prematuramente venuto a mancare nel 2017, che ha passato tutta la vita a cercare la verità sull'Utopia. Ha girato diversi archivi sia a Gibilterra sia in Spagna e in Inghilterra. E adesso Frances è collegata dal New Jersey negli Stati Uniti e le mandiamo un grande saluto e un abbraccio. E vorrei salutare anche Janice si è collegata dalla California. Ciao Janice, quindi lì è notte fonda, ha sacrificato la sua notte per essere presente. Janice è la figlia di un sopravvissuto, un minore non accompagnato, Donato. Nerone si è salvato, un ragazzino di 14 anni si è salvato dal naufragio e dalla morte. È stato poi rimpatriato, ma lui voleva andare negli Stati Uniti, quindi nonostante la tragedia che ha vissuto in prima persona è ripartito nel settembre del 1891, ma non è mai più tornato in Italia perché il viaggio sulla nave e per attraversare l'oceano non ha voluto nuovamente rischiare e quindi è rimasto per sempre lì. Janice ci è stato di molto aiuto un po' a raccontare la vita dei sopravvissuti in questo naufragio, quindi thank you Janice, thank you. Allora, noi siamo rimasti che è partito il piroscafo Utopia ed è partito con un carico umano. Come diceva il collega del Museo dell'Immigrazione di Genova, in quel periodo la navigazione da vela diventa vapore e le navigazioni diventano molto ma molto redditizie se dentro, anziché portare materiale deperibile, si poteva portare materiale umano. Quindi riempivano fino all'inverosimile i piroscafi di persone che, come ho detto prima, cercavano un posto dove vivere meglio, dove prosperare, dove avere la speranza di non dover morire di fame e non poter mettere due pasti insieme in una stessa giornata. Il 12 marzo 1891 Utopia è ancorata al porto di Napoli. È appena arrivata da un lungo viaggio che è iniziato a Trieste, si è fermata a Messina, a Palermo e poi finalmente a Napoli. Verso le 18.45 Utopia salpa dal porto di Napoli in direzione Gibilterra. Qui deve fare dei rifornimenti, deve scaricare degli animali. Ecco, il 17 verso mezzogiorno non c'è ancora questa, come dire, l'idea che alle 18 sarebbe finito tutto il sogno di tante persone, perché a mezzogiorno il tempo era ancora buono. Verso le 5 comincia una tempesta e alle 18.45, quando il piroscafo arriva a Gibilterra, il mare forza 9.
E come diceva il collega del museo, c'è stato un grande errore da parte del comandante della nave, un errore di manovra. Quindi Utopia va a sbattere violentemente contro una nave da guerra, la Hanson, che è ancorata nei pressi del porto di Gibilterra. Il rostro di questa nave provoca uno squarcio di 6 metri nel basso della stiva, e questo significa inondare immediatamente, in pochissimi minuti, secondi, la stiva delle donne e dei bambini. E i bambini e le donne moriranno quasi tutti, perché quella è una stiva che conteneva prodotti cereali e altro, e quindi la scala chiocciola era troppo troppo stretta per poter permettere di andare sui ponti. Tutti coloro i quali sono riusciti ad andare sui ponti si sono buttati a mare, con un mare appunto forza 9, per l'idea che forse poteva salvarsi, ma nessuno di loro sapeva nuotare. Quindi grazie all'intervento immediato dei pescatori di Gibilterra e dei marinai di tutte le navi da guerra ancorate, che non sono morti tutti, e sono morte 570 persone, 540 identificati e gli altri 30 no. E quindi il lavoro che Yves ci sta proponendo è un lavoro preziosissimo, perché oggi noi parliamo di naufragi, avremo anche le persone, magari qualche corpo sarà recuperato, ma quello che manca oggi a queste persone che muoiono in mare, e ieri e l'altro ieri c'è stata un'altra tragedia, che non hanno un nome. Il nostro lavoro è stato quello di recuperare l'identità per ridare dignità a queste persone. Quindi la notte del 17 marzo 1891 è stata una notte epocale, perché ancora oggi, come vedete, dall'altra parte del Mediterraneo si ricordano. E c'è un detto a Gibilterra, che parla anche un po' di spagnolo, che quando si vuole dire che una persona è molto 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 vecchia, si dice più vecchia che l'utopia, tanto per dire come è entrata nella cultura delle persone. E oggi Utopia si ricorda a Gibilterra, si ricorda la linea. In Italia Utopia lo ricordano solo gli amministratori locali, quelli che sono direttamente interessati a questa tragedia, perché ognuno di loro è collegato in maniera diretta con un cognome e morto nel naufragio. E quindi io non posso altro che passare la parola a queste persone, che ci racconteranno del loro territorio, ma prima di farlo devo presentare due autori di ricerche su Utopia, perché Utopia in Italia è poco conosciuta, ma ci sono delle persone che hanno lavorato per ridare nome e cognome. Uno di questi autori, siamo diventati molto amici, ci vogliamo bene e quando possiamo ci aiutiamo, Giulio Paiano. Giulio Paiano ha realizzato una ricerca su un comune disperso in una zona molto particolare, che lui ci racconterà, e ha ricostruito la storia di quel gruppo di persone che sono partite alla ricerca di un posto sicuro e di un porto sicuro. Non hanno trovato né l'uno e nell'altro. E dalla regia, per favore, possiamo aprire l'audio a Giulio Paiano, poi riprendo io il collegamento. Grazie ancora. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Vabbè, sì. Ok. Grazie a Pina Maffonda, è vero, siamo diventati amici nel nome dell'Utopia e nel nome delle centinaia di vittime, purtroppo, che il naufragio dell'Utopia ha procurato. È un'amicizia, per così dire, particolare, nata su un sentimento molto forte, anche su delle emozioni molto forti. Io sarò davvero molto sintetico, di solito parlo a braccio, ma per essere veramente sintetico e rispettare i tempi che mi sono stati assegnati, anche nel rispetto di tutti gli altri che poi interverranno, questa volta ho fatto un'eccezione, mi sono scritto un brevissimo intervento che adesso vi leggerò.
Io ho scritto l'Utopia, come diceva Pino Mafozza, nel 2017, partendo da questo sentimento molto sotterraneo, per la verità, che io percepivo attraversando le vie di Faeto, questo borgo di poco meno di 600 abitanti che si trova sui Monti Dauni, nella provincia di Foggia, a 900 metri di quota. E questo saggio, il mio saggio, si occupa in particolare degli emigranti di questo borgo. Su quella nave, sulla nave Utopia, salpata il 12 di marzo del 1891 dal porto di Napoli, vi erano imbarcati 27 cittadini di Faeto. Questo è il nome del comune di cui io mi sono occupato. Naturalmente io ho ricostruito tutta la situazione, poi le persone se ne occupino. E quello che è stato fatto a Faeto, il borgo di cui io mi sono interessato, io e la mia famiglia abbiamo donato alla comunità e all'amministrazione municipale, dico bene, avete sentito bene, abbiamo donato all'amministrazione comunale, alla collettività tutta di Faeto, un monumento in marmo. È stato inaugurato nell'estate del 2021, collocato sul belvedere che rimane attraverso la nave. Con questo gesto mi è parso di concretizzare il prolungamento e il completamento ideale del mio saggio, dedicato ai 27 naufraghi partiti dal minuscolo borgo pugliese. Oggi il monumento, per fortuna, attira l'attenzione non solo dei faetani, ma anche dei tantissimi turisti che frequentano questo ridente borgo dei Monti Dauni. Devo dirvi con molta franchezza che io sono molto orgoglioso di questa cosa e sull'onda di questa mia esperienza vorrei incoraggiare privati e amministrazioni locali, magari in una sinergia virtuosa, a intraprendere iniziative analoghe per evitare che il naufragio dell'Utopia e i suoi sfortunati protagonisti cadano per sempre in un oblio tanto immeritato quanto, secondo me, anche oltraggioso. Chiudo dicendo che questo messaggio sotto forma di appello io desideravo portarlo in questa occasione e affidarlo oggi a voi con l'augurio che venga recepito e in qualche misura anche diffusamente e concretamente realizzato. Lo dobbiamo ai nostri antenati che hanno dato la vita per inseguire un sogno naufragato insieme a loro nelle acque di Gibilterra nell'ormai lontano 17 marzo 1891, nelle tragiche circostanze che Pino Mafondo vi ha ricordato e che sono anche ricordate, scolpite e scritte nel mio saggio, come anche nei saggi di tutti coloro, pochi per adesso, ma vedo che ci sono dei fermenti e usciranno a breve anche altri libri di tutti coloro che se ne sono occupati. Vi ringrazio, grazie tantissimo per questa ospitalità e per l'occasione che mi avete dato di parlare di questo naufragio, di queste persone che mi sono entrate, potrei dire prima, ci sono entrate davvero nell'anima e nel cuore. Grazie. Grazie Emilio. Come sai, noi ci siamo sentite molte volte e abbiamo anche condiviso certi pensieri, quindi siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. Dimenticare e non avere nessun riscontro di quanto è successo nel 1891 non ci porta onore come paese, sicuramente. E vedere che alla linea della Concezione e vedere che a Gibilterra ci sono due monumenti che ricordano persone mai conosciute da parte loro, ma che hanno questa, come dire, questa forza della memoria collettiva, perché quel punto importante nella fine dell'Ottocento, considerato il più grande naufragio mai esistito di migranti italiani che andavano e fuggivano dalla miseria e fuggivano dalle tasse e fuggivano anche da una terra ormai arida, ci deve far pensare tanto e non considerare che la nostra storia debba essere così dimenticata. E sui libri di testo delle scuole medie, superiori e anche inferiori, questa tragedia non viene neanche lontanamente toccata. E la storia dell'immigrazione italiana si conclude in una sola pagina.
E questo la dice lunga sul fatto che noi non vogliamo che i nostri giovani conoscano quale veramente sia la nostra storia, che adesso siamo considerati la settima potenza mondiale, ma eravamo persone che andavano in giro con le scarpe di cartone per non prendere freddo. Buongiorno Pina, buongiorno a tutti, grazie per avermi dato la possibilità per l'ennesima volta di intervenire a questo, diciamo, questa giornata che per noi rappresenta un momento comunque di emozione e commozione. Io sarò brevissimo, mi approprio praticamente di un piccolo pensiero che alcuni giovani del mio comune hanno avuto fissare all'interno di un piccolo video di cui Pina già è a conoscenza e che richiama una giornata molto particolare che abbiamo avuto il piacere di vivere l'anno scorso a proposito del ricordo di questo terribile evento. E alla domanda che cosa significa per Castel di Sasso il naufragio della nave Utopia, questi ragazzi hanno risposto: significa dolore, significa spartenza. Significa una madre che, pur di trovare il modo di proteggere l'amore per il proprio figlio, impara a scrivere su una scatola di cartone. Utopia, e saluto la mia concittadina, la figlia di Joseph, e nei ricordi del compianto concittadino Joseph Fagnone, che da emigrante conosceva bene il dolore di quel viaggio e volle iniziare ad indagare le cause della tragedia. Castel di Sasso, a distanza di 133 anni, ha nel cuore il dolore per quelle vite spezzate. Lo ha dimostrato una serata memorabile, nella quale, grazie a te, Irina, se ne è discusso in una piazza riunita di cittadini emozionati, tra i quali figuravano anche dei discendenti di alcune vittime. Ecco, questo è il mio pensiero, cerco di essere veramente, come dire, conciso, e questo per richiamare anche chi mi ha preceduto prima, l'autore del video, che richiamava con un monito giustamente l'attenzione sul non dimenticare, sul coinvolgimento soprattutto dei giovani che devono essere a conoscenza di questo episodio, purtroppo dimenticato. Quindi non ci siamo dimenticati delle nostre 16 vittime, ma non ci dimentichiamo della tragedia in sé, di quello che rappresenta. Posso dire, richiamando anche l'invito sempre dell'autore, che stiamo con l'aiuto di un artigiano Falinani facendo un ricordo, creando un ricordo proprio su quell'evento. Quindi grazie a tutti e grazie sempre dell'iniziativa. Grazie, ora do la parola al sindaco Antonio Troiano di San Paolo Albanese, e da Madrid mi dicono di avere solo 2 minuti, quindi non manderanno il video che avete prodotto, ma li tiriamo sicuramente in archivio e ne faremo tesoro. Mosè, Antonio Mosè Troiano, a lei. Sì, grazie, buongiorno a tutti e complimenti sempre per l'iniziativa. Per la verità, qui a San Paolo io sono sindaco di un piccolo paese della Basilicata in provincia di Potenza, sul Parco Nazionale del Pollino, e abbiamo anche noi a suo tempo subito la stessa tragedia. Per la verità eravamo all'oscuro di questo avvenimento fino a 3 anni fa, quando una giornalista della Siritide mi pose la domanda di quanti erano i morti che coinvolse San Paolo in quella tragedia. Poi c'è stato l'incontro con Pina, incontro telefonico e epistolare per la verità, che ringrazio enormemente perché poi ha stimolato un po' la nostra curiosità. Non riusciamo a capire per quale motivo si era completamente dimenticato questo episodio. Noi lo stiamo recuperando, non mi dilungo sul fatto della tragedia in sé per sé, perché è stato sempre detto, ma il problema è sempre il solito, insomma, andare un po' alla ricerca di una vita migliore. Questo per San Paolo ha un doppio senso, perché noi siamo di origine albanese, scappati del 1534 dalle poste balcaniche per venire qua in Italia a seguito della caduta di Skanderberg e dell'invasione degli ottomani. Quindi è un po', direi, forse nel nostro DNA quello di emigrare. Per cui, ecco, un piccolo all'epoca poteva contare circa 1700 abitanti di San Paolo, però ben 12 persone di San Paolo
furono coinvolti in questa immane tragedia. Ragazzi dai 14 anni fino alla persona più grande aveva 63 anni, quindi la cosa stranissima sono tutti i cognomi che abbiamo qui in paese, la cosa stranissima che si sia completamente dimenticato questo episodio. Ecco, io mi sono già impegnato, l'ho detto anche a Pino un po' di tempo fa, noi stiamo realizzando un monumento proprio in onore di queste povere persone che purtroppo persero la vita tragicamente. Io non mi dilungo più perché capisco i tempi sono strettissimi. Grazie ancora e un caro saluto a tutti. Grazie Sindaco Troiano, sicuramente ci vedremo presto. Adesso ci spostiamo in Molise, Pietra Abbondante, luogo magico, molto famoso nel mondo perché è il luogo sannita, dove i sanniti suonarono in maniera notevole ai romani. Passo la parola al Sindaco Antonio Di Pasquo, che ha mandato anche un'immagine di un piccolo murales fatto 2 anni fa, se non sbaglio. E quindi Antonio, Sindaco Antonio, a lei la parola. Ringrazio per l'invito, grazie professoressa Foda, grazie a tutti quanti voi, grazie ai colleghi sindaci. In realtà questo evento così drammatico nella sua anche tragedia, diciamo che in questi anni abbiamo avuto la possibilità di riportarlo nella coscienza dei nostri concittadini, partendo da un concetto, quello che credo oggi stiamo ribadendo, che un fatto muore quando nessuno lo racconta. E questo è quello che è successo probabilmente per alcuni decenni. Questo fatto è come se fosse stato così lasciato cadere nella sua drammaticità. Devo anche esprimere anche il sentimento, anche di meraviglia nell'aver aperto questa pagina così importante sulla storia dell'Italia, perché poi Utopia ha anche questa capacità di unire territori che, seppur lontani geograficamente, oggi rappresentano buona parte dell'Italia. E nel nostro così riportare alla memoria dei nostri concittadini, la data del 17 marzo, che normalmente coincideva con una data più o meno anonima nell'inverno freddo e abbondante, oggi invece ha il sapore di un ricordo, di una memoria, di qualcosa che ci appartiene. E per riportare proprio così, in modo quasi evidente, questa tragedia, 2 anni fa, come ha detto la professoressa Mafotta, abbiamo deciso di far realizzare un murales nella piazza principale del paese, quella che normalmente è la più frequentata in ogni periodo dell'anno. E sotto questo murales c'è una didascalia, spiega sia l'evento, sia il momento storico e sia quello che rappresenta questo terribile evento. Abbiamo utilizzato anche una simbologia molto, molto forte. Abbiamo per esempio immaginato che cosa hanno pensato i nostri concittadini anche nel momento del naufragio. Forse il loro ultimo pensiero, almeno per quelli che non ci sono più, forse lo hanno rivolto a questa terra, alla nostra terra. E quindi abbiamo immaginato anche lo stato d'animo di un saluto in quel momento a Pietrabondante, tutti i comuni che oggi sono. E quindi oggi ci riprendiamo con forza, faremo ancora altre iniziative di professoressa Mafotta. Questo episodio tornerà nella memoria di questi dell'abbondantesi. Gente come orgogliosa delle proprie radici, quindi pronta a difendere anche questo evento così drammatico. Quindi grazie a tutti, grazie di avermi fatto intervenire. Ovviamente vi aspetto per l'abbondante, visto che la professoressa ci ha così aperto questa sorta di promozione anche turistica, quindi con molto piacere siamo uniti anche in questo in un momento di concordia, di unanime intenti. Quindi grazie a tutti e buona giornata. Grazie Sindaco, sicuramente
io vengo tutti gli anni, quindi sicuramente altre persone coglieranno questo invito. Ora passo la parola al sindaco Giuseppe Lopez, sindaco di Meggiuso, provincia di Palermo. Sindaco, c'è? C'è Roberto? Allora, potete aprire il canale a Roberto Lopez. Credo che parleranno insieme. Purtroppo anche per voi ci sono solo 2 minuti. Chiedo a Madrid di aprire Roberto Lopez. Pronto? Sentite? Sì. Salve a tutti, purtroppo il sindaco è stato con me fino a poco fa, ma aveva un impegno istituzionale pensando che finisse prima ed è dovuto andare via. Comunque porge i saluti a tutti i convegnisti e i partecipanti. Io sono un docente di Meggiuso, uno dei paesi che è stato coinvolto in questo naufragio, e sono a Brescia come Mosè Antonio Troiano, condividiamo la nostra, comune patria, ciao Antonio, con cui insomma ci siamo raccordati anche parlando di questa vicenda. Io ho condotto una ricerca che è confluita in una pubblicazione del novembre scorso, che mi ha impegnato, sempre sull'utopia, una ventina d'anni, devo dire. In questa ricerca che ho condotto attraverso gli archivi Napoli, Roma, Palermo, Salerno, ho ricostruito tutta la lista degli imbarcati che nel libro è citata, insomma, è riportata con il destino di tutti gli imbarcati. Attenzione, sappiamo che c'erano diversi clandestini, della cui sorte non sappiamo. Comunque nel libro, in questa ricerca si parla di diversi fatti, insomma. Io ho potuto ricostruire 554 morti, perché dalla lista ufficiale che ha stilato il governo italiano risultano 537 italiani morti. Però studiando le carte mi sono accorto che 5 nominativi erano ripetuti e 2 invece si erano salvati, quindi in tutto sono 530, più 22 tra gli austro-ungarici e i membri dell'equipaggio, e i 2 marinai inglesi, Croton e Alice, io ho contato 550 vittime. Sappiamo che una metà poi di quelli che si salvarono tornarono a Napoli, 135, e 141 andarono a New York. Questa della Sicilia posso dire che nel mio paese ne morirono 13 persone e 3 si salvarono. In Sicilia in tutto ci sono state 35 vittime, di cui appunto 13 da Meggiuso, il mio paese, e io mi interessai di questa vicenda perché sono venuto a conoscenza di questo naufragio. Poi 11 sono morti da Marianopoli, con cui sono in contatto perché il 24 faremo un evento, il 24 di questo mese, a Marianopoli. Poi altre 9 sono 9 migranti sono morti da Termini Imerese, un altro paese in provincia di Palermo, in cui io andrò a presentare il libro nel mese 18 di aprile, e un altro è morto da Lucca Sicola e un altro è morto da Castel Termini. Quindi che in tutto i siciliani partiti erano 59, tra quelli di Messina, uno di Messina, Termini, Meggiuso e Marianopoli. Ma è stato un tributo molto alto della Sicilia a questo naufragio.
Io mi sono naturalmente interessato un po' di tutta la vicenda di tutti i paesi e nella ricerca si possono trovare tutte le varie indicazioni se un migrante è morto oppure si è salvato. Insomma, l'intento è quello, come diceva il dottore Paiano, anche di lasciare una memoria nel nostro paese che non esiste attualmente, però mi sono attivato con il sindaco e che nuovo, diciamo, del comune, probabilmente e molto probabilmente si farà un qualche ricordo, siccome si sta facendo a Marianopoli, dove andremo il 24 di marzo. Capisco i tempi ristretti e chiudo qua e saluto a tutti per diciamo, l'invito. Grazie. Grazie, grazie Roberto, grazie a tutti voi e devo ringraziare tutti quelli che si sono collegati da oltreoceano, Giannis, Francis, Alfredo Brunetta non è riuscito a collegarsi per motivi proprio di connessione, ma si collegava da New York. E ringrazio tutti voi che siete intervenuti, ma ringrazio Andrea Lazzari, presidente del Comites di Madrid, e Pietro Mariani, con i quali sto lavorando quasi quotidianamente. Ringrazio lo studio televisivo di Madrid che ci ha ospitati. Purtroppo mi spiace molto non avervi sentito, ma comunque da questa parte vi abbiamo anche seguito in maniera muta. Grazie ad ognuno di voi e ci auguriamo che l'anno prossimo il professor Yves Daniele ci potrà dire qualcosa rispetto a questo progetto, che Fabio Bussotti possa realizzare il docufilm per cui noi oggi stiamo sponsorizzando questa iniziativa. E grazie ad ognuno di voi e speriamo di vederci l'anno prossimo con delle Grazie. iniziative diffuse in tutti i comuni che hanno subito questa tragedia. Grazie a tutti, a voi Madrid e buone cose a tutti, buona domenica, buon pranzo. Grazie Pina e un grazie speciale a tutti i sindaci e tutti coloro che sono intervenuti. Noi vorremmo qui da Madrid concludere dando intanto parola al nostro consigliere del Comites, Franco Savoia, che segue il turismo delle radici, e dopo riprenderò la parola io per concludere quest'atto tanto importante. Franco, turismo delle radici, come si unisce a Utopia? Sì, Andrea, cercherò di dirlo perché devo confessare che sono un poco commosso, come si suol dire. Io ho avuto la possibilità di celebrare, se il termine si può dire, anche la tragedia di Marcinelle. Sono stato lì. Quindi, sai, i ricordi si accavallano. Comunque Esatto. cercherò di passare. Mi avevi chiesto come poter collegare il turismo delle radici e io mi sono chiesto cosa posso fare per capire il collegamento con la tragedia dell'utopia. E mi sono detto, ma insomma, a un certo punto siamo nella modernità, le comunicazioni vanno allo spazio e tornano. Dico, provo a telefonare all'aldilà, stando all'aldiquà. E quindi ho chiamato, qui c'ho la lista dei purtroppo, i pugliesi, mi sono rivolto ai miei corregionali pugliesi. E quindi ho fatto un collegamento speciale, sono riuscito a parlare. E sono riuscito a parlare con Aquilino. È chiaro, lui è foggiano, io sono pugliese e sono barese, i dialetti non sono gli stessi, quindi, ma abbiamo cercato di capirci. Le ho chiesto la prima domanda, forse così, una domanda idiota probabilmente, ma come stai? Gli ho chiesto. E beh, glielo ho detto, che tigna c'alang? Ho cercato di parlare un po' col foggiano. Lui ha mormorato, dice, non è, tu sei barese, si capisce. Ma comunque, ho detto, senti, noi siamo qui, come stai? Fammi capire. Dice, come sto? Sto abbattuto, sto morto, lo capisci che sono morto. E dico, lo so, cercavo di capire un pochettino che è successo, come è successa la tragedia. Dice, come ti chiami? Dico, Franco mi chiamo. E mi ha detto, dice, Franco, che ti devo dire? Io stavo giù, le porte erano chiuse. A un certo punto abbiamo sentito un colpo e poi niente.
so solamente che ho bevuto tanta acqua ho bevuto e poi sono morto, quindi non ti posso dire di più. Dico, vabbè, ho capito, però i tuoi vicini nel frattempo, in quel momento interviene invece un altro, interviene Benedetto, Benedetto Giuseppe, che è di Faeto, il quale mi dice in un dialetto che non riuscivo a capire, mi dice, tu ci sei, tu chi sei, tu chi sei? Dico, guarda, sono Franco, ti parlo da Madrid, e mi dice, non lo capivo, ma mi dice esattamente una parola che ho dovuto trascrivere, Channu, Channu, e poi dice Pabon, dico Pabon, Channu, che mi sta dicendo questo? Beh, mi sta dicendo che, poi ho capito che lì non si parla a Faeto, mi dispiace se non c'è il collegamento con lo scrittore di Faeto, perché è stata interessante la combinazione, mi fa capire, dico no, ho capito, lì non c'è dialetto foggiano, non c'è dialetto parese, lì parlano il franco provenzale. Faeto è un'isola dove si parla franco provenzale, si scrive franco provenzale, si mangia franco provenzale. La storia è lunga, si risale a Carlo d'Angiò, eccetera, eccetera, ma comunque interessante. E il Channu è Chenu, in casa nostra, in francese. Dice Pabon, Pabon. Cioè mi ha fatto capire molto chiaramente che stavo molestando. Li stavo molestando in casa loro. Li dovevo lasciare morire. Quindi a un certo punto che mi sono detto, va bene, senti, scusati, non vi voglio disturbare più, però sai, c'è la ricorrenza, va bene, mi dice lui, la ricorrenza è 17, ma pensate, senti, scusami, e c'hai ragione, ho concluso dicendo, voi siete morti fisicamente, però rimanete nei nostri cuori. Molto bello, complimenti. E giusto la cosa finale, Faeto ebbe 19 morti, 8 li ebbe Roseto Valfortore, 3 Troia e 1 Lecce, non proprio Lecce, San Donato di Lecce, questo è il contributo dei pugliesi. Ma devo dire che hai toccato un punto che è molto importante, quanti dialetti si parlavano su Utopia? Questo è importante, questo anche con Pietro e con Pina lo abbiamo analizzato, perché anche è stato un punto importante per quello che sarà il film, cioè in che lingua o in che dialetto va fatto. Quindi diciamo questo è un aspetto che anche Fabio sta studiando, molto interessante. L'unico morto della provincia di Lecce parlava arbaresh. In Puglia si parlano tre lingue, a parte l'italiano e i dialetti. L'arbaresh, l'albanese, il greco, il grico e il franco provenzale. Quindi questo morto isolato del leccese, vediamo come si capiva con gli altri del foggiano. Non si capiva. Tornando al turismo delle radici, che ha toccato anche il nostro ambasciatore, e come ha detto anche il sindaco, probabilmente uno degli aiuti che sta dando anche il Comites attraverso di Utopia è proprio questo, far conoscere dei paesini, spesso e volentieri di meno di 3.000 abitanti, 6.000. che praticamente nessuno oggi conosce, e dove probabilmente invece ci sono tantissimi italiani emigrati all'estero. Quindi io vorrei concludere questo importantissimo momento dicendo che cosa? Dicendo che se veramente tutti noi siamo convinti che la memoria di questi italiani vada portata alla luce, dobbiamo far sì che si trovino le risorse per poter produrre questo film cortometraggio. È molto importante. Sfortunatamente sono tantissimi comuni coinvolti, perché poche persone sono partite da ogni comune, e se tutti quanti questi comuni, tutti quanti noi qui e qualche autorità ci aiuta, sicuramente potremo fare un bel progetto. E quindi io vi invito a scriverci a segreteria@comitesspagna.info per avere ulteriori informazioni e per mettervi a disposizione, come tanti hanno fatto già da vario tempo quando abbiamo incominciato a parlare di Utopia, e spero che presto questo nostro sogno possa diventare una realtà e la prossima volta vi si possa invitare alla proiezione del film Utopia.
un qualcosa che sicuramente va fatto, dobbiamo fare e possiamo fare. Grazie veramente a tutti quanti voi. Per la presenza facciamo un attimo un saluto al nostro signor ambasciatore e chiaramente altri impegni. Ambasciatore, veramente grazie per essere stato qui con noi in questo importante momento, ricorrenza, e grazie soprattutto per le parole che ha detto, che Utopia ha bisogno di un reale contributo. Adesso dipenderà da tutti quanti noi e dai sindaci in Italia che ciò avvenga. Certamente, innanzitutto grazie ancora per avermi dato questa opportunità davvero preziosa, pieno e totale sostegno a questa iniziativa, pieno e totale sostegno al ricordo e alla valorizzazione dell'immigrazione italiana verso l'estero. Ci sono tanti libri che sono stati scritti, ricordo un libro che un po' aprì prima ancora di quanto accaduto a Marcinella, quanto accaduto in Francia, ad Acquemorte, in Provenza, quanto accaduto in Louisiana, dove addirittura si metteva in dubbio il carattere bianco della popolazione italiana. Qualcuno diceva: in realtà non sono né bianchi né neri. E quindi tutto questo fa parte del passato. Oggi le comunità italiane all'estero sono forti, sono rispettate, rappresentano davvero un punto fondamentale per la penetrazione economica e sociale italiana all'estero. Quindi tutto quello che state facendo è davvero molto meritorio, avete il totale sostegno delle istituzioni e grazie ancora.
Marco e Ines sono due giovani studenti di antropologia. Si occupano entrambi di storia delle migrazioni e di naufragi. Nelle loro ricerche si imbattono nella tragedia di Utopia, nave inglese a vapore carica di emigranti italiani che affondò nella baia di Gibilterra il 17 marzo 1891. Quasi 600 le vittime. Si trattava di povera gente di terza classe, per lo più meridionali, saliti a bordo qualche giorno prima nel porto di Napoli. I due giovani si impegnano a indagare su quel naufragio dimenticato. Vogliono conoscere i dettagli, i nomi delle vittime, le loro storie. Inizia così un'avventura che li porterà a Gibilterra, dove cercheranno di comprendere come è avvenuta la tragedia e come sia stato possibile che tante persone siano annegate in soli 4 minuti. Il naufragio di Utopia spezzò la vita di tante persone dirette verso quel nuovo mondo al quale si apprestavano ad affidare tutte le loro speranze. In una notte stellata e magica, trascorsa sulla spiaggia di Gibilterra, Marco e Ines incontreranno le ombre di quegli italiani imbarcati su Utopia. Dalle voci, dai volti di quelle donne, di quegli uomini e di quei bambini, i due studenti capiranno quanto sia profonda in ogni essere umano l'esigenza di emanciparsi dalla miseria e quanto naturale sia, per chi ha toccato il fondo di un'esistenza di stenti, procedere senza paura verso una condizione migliore, finalmente dignitosa. L'uomo è il viaggio, nel quale si è pronti a sfidare l'ignoto, a oltrepassare le colonne d'Ercole, come fece l'Ulisse dantesco con i suoi compagni. Si viaggia inoltre perché si desidera una vita migliore, un mondo più giusto. Il viaggio è desiderio di riscatto morale e non esiste naufragio, per quanto grande e terribile, in grado di fermare i sogni.